Fabio Roscioli, tecnico della Futura 96, campione del campionato di seconda categoria, dopo il testa a testa con la Pindoretta, un successo importante, strepitoso, che va a premiare una stagione lunga, faticosa, che però alla fine vi ha premiato giustamente, a mio avviso. Sì, come dici tu Marco, è stata una stagione difficile, perché dopo l'infortunio di Achille e di Andrea abbiamo avuto logicamente timore che non potevamo reggere il confronto con una squadra preparata come la Pinduretta, che era partita sicuramente per vincere il campionato. La squadra è stata eccezionale a tener botta, poi con l'arrivo, la società è stata brava a dicembre con l'arrivo di Matteo Pandi, che ci ha dato quel tocco in più per arrivare alla fine. Logicamente i giocatori importanti alla fine ci hanno fatto vincere il campionato, perché Matteo le ultime 7 partite ha fatto 12 gol, quindi ecco, è stato una grandissima soddisfazione, soprattutto per me, perché è il quarto anno che alleno e il secondo campionato vinto, quindi merito logicamente di tutto il gruppo che doveva rifarsi l'anno scorso, però ecco, sono contento soprattutto per la società, poi per me. Matteo Pandi, attaccante della Futura 96, fresca vincitrice del campionato di seconda categoria, un'emozione a mio avviso indescrivibile per te, vincere un campionato dopo essere arrivato a dicembre in una squadra che poi era forse non partita con i pronostici della cronaca. Ecco, un commento e un giudizio su questo finale di campionato che vi ha visti campioni. Sì, sicuramente una grande soddisfazione, perché vincere un campionato da terza alla Serie A è sempre molto bello. Per me è il secondo, è stata una bellissima esperienza, ho trovato un grande gruppo, una grandissima società, e sono contento di come è andata la squadra e a me personalmente, perché comunque è sempre bello essere premiati su queste cose, diciamo. Riccardo Masucci, attaccante del Sarnano, 26 reti, una stagione insuperabile, irripetibile, anche se ti auguro di ripetere l'annata, se non di migliorarla, della stagione appena trascorsa. Ecco, un giudizio su questa serata che ti ha visto premiato, anche se Papa Sodaro ti ha battuto sul podio. Buonasera a tutti, signore e signori. Niente, praticamente è stata una stagione spettacolare, si può dire. Come già ho detto in varie interviste, vorrei ringraziare i miei compagni, soprattutto i miei dirigenti, la mia società che mi ha sempre permesso di giocare e di mantenere sempre questo risultato. Sicuramente questa sera sono molto felice di essere qui insieme a tutti gli altri calciatori, perché io sono un ragazzo di 20 anni, quindi stare con altri ragazzi, altri calciatori con più esperienza, sono molto contento, e vorrei dire che il premio è meritatissimo per Papa Sodaro, perché è un veterano, come già ho detto, 42 anni, quindi non gli si può dire niente, un calciatore. Un esempio sicuramente da seguire. Un esempio per tutti, soprattutto per noi attaccanti. Grazie. Massimiliano Capponi, il re dei bomber di questo marking goal, premio assolutamente meritato, 35 reti con il Venerotta, ecco. I numeri parlano chiaro, una stagione davvero irripetibile a nostro avviso. È stata una stagione fantastica per tutto, questi gol fortunatamente sono riusciti a farci vincere il campionato, perché magari fai tanti gol, non raggiungi l'obiettivo, è come se li fai personalmente, ma per una società che si costruisce dall'inizio con tanti obiettivi che poi non si raggiungono, sacrifici, poi quest'anno sappiamo la situazione nazionale, economica, che è un casino. Diciamo che avevamo la squadra adatta per vincere il campionato e siamo riusciti, diciamo, nell'intento che tutti aspettavano, di vincerlo, soprattutto con 10 punti di distacco sulla seconda, quindi siamo stati abbastanza bravi. Soprattutto anche il mister è stato bravo a tenerci concentrati fino alla fine, a non farci mollare niente. Lo conosciamo tutti, mister Clerici è forse per questa categoria è sprecato, però magari l'età si adegua, si adatta, non so. Ecco, 38 reti, forse qualcuno avrà anche pensato a Capponi come attaccante nella propria squadra, non che magari una squadra di categoria superiore. Guarda, ti dico che il calcio è stranissimo, perché non sono stato riconfermato, quindi nonostante i gol non sono stato riconfermato, però diciamo che non ci sono, diciamo, aiutami, nel senso non ci sono rimasto male, diciamo a 38 anni il calcio è fatto di scelte, io ho fatto il mio, ho aiutato questa società a portarla in prima categoria, poi il mister per questioni tecniche, perché forse non accetterei di fare la panchina a questa età e tutto quanto, ha deciso magari di mandarmi a farmi divertire o in categorie uguali o categoria inferiore.
Spero però per loro, gli faccio un grosso in bocca al lupo perché sono un gruppo fantastico, una società fantastica, seria, fino alla fine di questi tempi, già è importante questa cosa. La prima. E sono felicissimo di questo premio perché è la prima volta che faccio tutti questi gol, ne ho sempre fatti 15, 16, 13, 14, ma questo forse superare. E poi di questa annata fantastica perché mi è nata una bimba e questo premio lo dedico a lei, alla mia donna. Marco Bennacchietti, fresco vincitore del secondo campionato consecutivo alla guida della San Giorgese, è tornato entusiasmo, una piazza importante, forse decaduta negli anni, però il vostro cammino in questi due anni ha fatto sì che la San Giorgese possa essere venuta fuori da un torpore generale di buio che c'era stato in passato. Ecco, complimenti davvero. Sì, penso che stiamo facendo le cose fatte bene, ecco. C'è un progetto serio, con una buona squadra, ottima squadra, quindi che dopo i giocatori che vanno in campo fanno la differenza secondo me, quindi però la società si sta mettendo in opera per fare le cose fatte bene e questo è fondamentale, poi dopo qualsiasi categoria parti, se fai le cose fatte bene i risultati ti premiano, ecco, dopo il pallone è tondo, però se fai le cose fatte bene, ripeto, si fa bene. Ecco, un giudizio su questa serata che ti ha visto protagonista, ovviamente così non poteva essere il contrario, un parere sull'organizzazione, un po' sullo spirito, cosa hanno fatto questi signori di quelli.net. No, non me l'aspettavo, bella serata, complimenti a voi e a tutta l'organizzazione perché non credevo che ci fosse così grossissima affluenza, quindi sembra organizzata bene e complimenti di nuovo. Grazie Marco. Stefano Cipolletta, fresco vincitore dei playoff di seconda categoria che ha permesso alla sua Marina Palmense di approdare storicamente in prima. Ecco, un giudizio sull'annata e su questa serata, secondo me, secondo noi, insomma, diciamo bella perché ricorda le fatiche di una stagione. Sì, è bella, anche emozionante, cioè è un po' la ragione per cui facciamo tutto questo, insomma, no? È da un pizzico di entusiasmo, un pizzico di importanza, ci siamo un pochino importanti anche noi, sì, perché è un movimento che comunque coinvolge tantissime persone, tanta passione dei dirigenti, dei tifosi, forse maggiore che magari in altre categorie in cui l'aspetto magari economico è preponderante, quindi una bellissima serata che ci godiamo. Per quanto riguarda l'anno, è stato un anno lungo, abbiamo dovuto passare per diversi spareggi con un pizzico di fortuna perché ci vuole sempre. Siamo riusciti appunto, come dicevi te, a raggiungere questo risultato storico per questa società che è una società seria, familiare, che tenta questa scalata da diversi anni e quindi con merito sono riusciti ad ottenerlo. Poi è sempre bello vincere un campionato in qualsiasi categoria, a chi lo dedica Stefano Cipolletta questa vittoria? Beh, adesso mi prendi un po' sull'emozione, lo dedico magari a mio padre che da qualche anno non c'è più e che magari ti ha sempre seguito, sostenuto, immagino. Grazie mister. Prego. Ranieri Pirro, attaccante della San Giorgese, fresca vincitrice del campionato di seconda categoria, una emozione indescrivibile, vince la San Giorgio dopo tanti anni di buio, la società si sta riprendendo, la piazza è una piazza conosciuta, di prestigio. Ecco, un giudizio su questa serata e sull'annata appena trascorsa. Beh, la serata bella, con tanta gente. La San Giorgese, vabbè, non ha bisogno di presentazioni, anche perché ha comunque avuto dei suoi passati. Speriamo di riportarla un'altra volta nel calcio che conta e di riuscire comunque a instaurare un rapporto con i tifosi, anche perché la San Giorgese nel territorio, diciamo che ha perso un po' di valore. Io spero che lo acquisisca presto e chissà, magari fare un derby con la Fermana, sperando sempre che ci resti nella categoria, così dai. Un giudizio su questa serata invece che ti ha visto protagonista? Che dire, ti ho detto, non me l'aspettavo di questo premio perché vabbè, penso che al di fuori sembrava scontato quasi la riunione alla San Giorgese, che riuscissimo a vincere il campionato e addirittura da protagonista, poi figurati. Però è andata abbastanza bene, ho detto, il gruppo è stato solido, la dirigenza comunque ha cercato di portare questa società
a dei palcoscenici che meritano. Ci stiamo riuscendo abbastanza bene, speriamo di ripeterci anche l'anno prossimo e di portare la San Giorgese nel campionato che merita. Michele Marinelli, allenatore del Colle Marino, una stagione positiva nonostante la sconfitta in finale contro il Fabriano Cerreto, tutto sommato una stagione positiva per una squadra giovane come la sua. Ecco, un giudizio su questa serata. Sicuramente noi da neopromossi penso che nessuno poteva immaginare un campionato del genere. Ci siamo giocati il campionato fino all'ultimo minuto dell'ultima partita, quindi una soddisfazione grossa per una squadra che è cresciuta di anno in anno. Io sono stato lì 4 anni e ogni anno siamo andati sempre in crescendo, quindi siamo felicissimi. Devo ringraziare tutti i giocatori e le società per questo traguardo. E questa, niente, è la prima volta che mi capita una cosa del genere a livello dilettantistico. Penso che è una cosa fantastica, perché ritrovi tutti gli addetti ai lavori in una serata del genere. Nel mio caso sono stato anche premiato e quindi ho preso un premio per me importante. Insomma, tutto bello, insomma, fa veramente piacere partecipare a questo tipo di manifestazioni. Emanuele Cecchini, attaccante del Camerano, vincitore del campionato di prima categoria, si ritorna in promozione, una stagione fantastica, una stagione ovviamente credo molto faticosa, vincere un campionato non è mai facile, però penso una soddisfazione molto molto bella. Sì, è stata una grande soddisfazione, cioè, eravamo partiti tra i favoriti all'inizio campionato e quando parti favorito a mantenere non è facile, diciamo. Abbiamo sofferto fino all'ultima giornata, all'ultimo minuto dell'ultima giornata, però siamo stati più regolari e credo che sia stata una vittoria meritata. Ecco, Cecchini che ha contribuito con 12 reti a vincere questo campionato, con un giudizio sulla tua personale annata e su questa serata. Ma l'annata direi che è stata buona, che la squadra, diciamo, mi ha aiutato a fare il gol che ho fatto e credo che la vittoria della squadra sia più importante di quello che ho fatto io. Però la serata è stata una buona serata, bella, fa piacere partecipare, vincere il premio, poi quando ti votano le squadre avversarie fa sembrare il lavoro ancora più buono. Spero che il prossimo anno in promozione di fare un'altra buona stagione come quella di stanno. Non dico vincere, però essere protagonisti. Confermarsi. Michael Ulissi, attaccante della Lorese, che per la prima volta nella sua storia torna approda in promozione, un'emozione penso indescrivibile per te, per la squadra, con un'annata importante, 18 gol, quindi sì. Numeri importanti, ma soprattutto una soddisfazione doppia, sia quello di aver fatto 18 gol e quello di aver portato una squadra come la Lorese in promozione. Sì, è stata una grandissima stagione, incredibile, anche a livello di punteggio. 78 punti sono tantissimi, è stato addirittura penso il record degli ultimi 15 anni, si diceva, quindi importantissimo. E, per quanto riguarda la mia stagione, è sempre l'aiuto dei compagni che fa forte un giocatore, quindi penso di aver dato il massimo e soprattutto aver dato anche qualche tocco in più rispetto alla squadra, insomma. Ecco, giudizio invece su questa serata che ti ha visto protagonista? Ma la serata è stato un evento bellissimo, perché è pieno di gente, anche gente importante, ho visto Compagnoni, ho visto Di Fabio, quindi mi ha fatto piacere partecipare a questa serata e speriamo di tornarci di nuovo, insomma. Peppina Manio, tecnico dell'Atletico Castel di Lama, fresco vincitrice del campionato di prima categoria, torna in promozione dopo appena un anno di prima categoria, ci ritorna da protagonista, ecco, il premio va appena preso, la testimonianza di un'annata davvero splendida, una cavalcata importante, vincere un campionato, l'abbiamo detto anche coi colleghi, non è mai facile, ecco un tuo giudizio mister su questa annata. Sì, assolutamente, vincere non è mai facile, noi credo che abbiamo meritato questa vittoria perché comunque abbiamo fatto 70 punti in campionato, miglior difesa, poi il tutto è stato coronato con anche la vittoria del titolo regionale, quindi diciamo che è stata la ciliegina sulla torta, è stato un anno fantastico da questo punto di vista. Ecco mister, la vittoria del campionato, novità per il futuro, Amadio resta la guida dell'Atletico Castel di Lama oppure ci saranno altre, diciamo, strade? Ma guarda, stiamo parlando con la società e diciamo ci stiamo riorganizzando per affrontare al meglio il campionato di promozione, quindi diciamo che ancora per un anno, diciamo, il matrimonio andrà avanti. Continua.
Nicolò Scoducci del Monza San Pietro Morico con la targa di miglior giocatore del campionato di prima categoria girone D, 21 reti, quindi numeri che parlano da soli, una stagione importante, una salvezza abbastanza tranquilla. Ecco, un giudizio tuo della squadra, ma soprattutto un giudizio su questa serata che ti ha visto protagonista. Ma un giudizio sulla stagione, beh, a livello personale sicuramente ottima e non potevo chiedere di meglio. A livello di squadra sicuramente, come ho detto sul palco, potevamo fare di più. L'obiettivo della squadra era la salvezza, però l'abbiamo raggiunta troppo presto e ci siamo rilassati un pochettino, e quindi i playoff erano alla portata, però sono sfuggiti. Per quanto riguarda la serata, ringrazio chi mi ha votato chiaramente. C'erano anche altri ragazzi validi come De La Valle, che è arrivato a pari merito con me, però grazie a chi mi ha votato. Nel futuro di Scoducci c'è ancora il Monza Pietro Morico oppure ci saranno altre novità a breve? Stiamo valutando, probabilmente ci saranno delle novità, rimanendo sempre in prima categoria perché per l'impegno universitario continuo, quindi per adesso posso rimanere in prima, però penso che ci saranno delle novità. Francesco Veiò dell'Atletico Gallo col Bordolo, vittorioso di questo campionato di promozione girone A, con un tuo giudizio sulla serata e sulla stagione appena trascorsa che vi ha visto protagonista e ti ha visto protagonista, il miglior giovane anche di questa serata. Sì, sono molto emozionato perché comunque sia davanti a tutte queste persone un po' di emozione c'è. La stagione è andata bene, quindi abbiamo vinto il campionato. Ho segnato poco, però ho dato un contributo importante alla squadra, quindi sono felicissimo. Thomas Paoli dell'Atletico Gallo Corbordolo, altro giocatore che questa sera è stato giustamente premiato come migliore giocatore della promozione girone A, non a caso la sua squadra ha vinto il campionato, è con un'emozione penso indescrivibile. Vincere un campionato non è mai facile. No, non è mai facile, anzi è stato molto difficile. Il giorno andato abbiamo fatto 10 pareggi, mi sembra, 11 pareggi su 15 partite, quindi la pausa natalizia ci ha fatto bene, diciamo, e con noi nostri meriti, perché abbiamo lavorato, abbiamo pedalato e ce lo siamo meritati, sudato, veramente sudato. Già specialista, perché non è la prima volta che vinci i campionati, quindi credo che ormai sei un veterano di queste cose. Non ci si abitua mai, anzi, forse è più bello. Uno l'ho vinto diversi anni fa. Il più bello è l'ultimo. In una piazza come Pesaro, dove sicuramente risalta di più, ma dare gioia, come dicevo anche prima, una piccola realtà forse è ancora più emozionante. Giuliano Fondati, tecnico dell'Aurora Treia, una stagione tribolata, però la salvezza alla fine è stata più che meritata, anche se è venuta verso i play-out. Ecco, una stagione comunque sia al di là di tutto positiva per come è finita. Sì, diciamo che questa è una società che bene o male fa passetti ogni anno, per cui in 4 anni abbiamo cambiato campo sia come posizione sia come terreno, quest'anno è diventato un sintetico, le problematiche ogni anno ci sono, quindi è una società che chiede la salvezza, questa l'abbiamo ottenuta pur con molte tribolazioni, ma sai, con più sofferenza c'è stata e più bella è stata la vittoria nel finale, insomma. Paolo Tortelli del Potenza Picena, miglior under del campionato di promozione girone B, un riconoscimento giusto e importante per un atleta come te che quest'anno ha fatto 7 gol e ha contribuito anche a un'annata, diciamo, molto positiva per il Potenza Picena. Ecco, le tue impressioni di questa serata e della tua annata personale a Potenza Picena. Beh sì, sono contentissimo per il premio, ringrazio chi mi ha votato. E sono contento anche dell'annata, anche perché leggermente inaspettata, cioè nel senso sopra le aspettative, però meritata allo stesso tempo, perché si è costruito un grande gruppo e quindi meritavamo quello che abbiamo fatto. Ecco, la forza del gruppo penso che sia stata non solo la parte dei giocatori ma anche del mister, della società, della tifoseria. Ecco, a chi il merito di questa annata più che positiva, che speriamo possa essere il proseguo per anche nei prossimi anni. Il merito soprattutto ai tifosi del Potenza Picena, che comunque sono una realtà che è conosciuta nel panorama marchigiano, e un merito anche alla società che comunque ha creduto in una squadra di giovani, che non è facile. Rossi Nicola dell'Urbania, secondo classificato come miglior giovane del campionato di eccellenza, davanti a te solo Iori del Tolentino, quindi credo che sia un onore essersi piazzato secondo. Un giudizio sulla tua personale annata e su questa serata che ti ha visto protagonista della promozione. Sì, ringrazio tutti che mi hanno votato, è stato un anno complicato, però alla fine siamo riusciti a posizionarci bene. Niente, ringrazio tutti e spero di fare un prossimo campionato di fare molto bene.
Andrea Mosconi, tecnico della San Benedettese, tecnico vincente, una cavalcata importante. San Benedettese non ha mai messo in discussione il torneo di eccellenza, una vittoria strameritata. Ecco, bisogna parlare ora di futuro, il passato è passato, come si suol dire. Ecco, cosa farà la Samp, ma soprattutto cosa farà Andrea Mosconi il prossimo anno? Ma Andrea Mosconi sicuramente resta a San Benedettese, siamo d'accordo con il presidente e il direttore. Aspettiamo gli ultimi sviluppi societari per capire che squadra andremo a allestire, però soltanto il nome San Benedettese fa capire che faremo una squadra importante, rispettando il budget, però dopo è normale. La domenica ti aspettano tutti perché sei a Samp, però ben vengano queste pressioni che da gusto. Ecco, mister, un giudizio invece su questa serata, che l'ha vista protagonista come la sua squadra in questo campionato, ecco, un giudizio personale, diciamo. No, bella serata, so, giusti riconoscimenti, so, andate belle, pienare tutte le categorie, tutti i protagonisti, no? Sono belle cose che non è detto bisogna farle in Serie A, anche questi sono campionati importanti che creano tantissimo movimento.